La Corte di Cassazione ha confermato nella giornata di martedì l'ergastolo per Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano, responsabili della morte della ventenne di Avetrana in provincia di Taranto, Sara Scazzi. Nella sentenza di primo e secondo grado erano state condannate all'ergastolo. La stessa Cassazione ha anche confermato la condanna a 8 anni per Michele Misseri per la soppressione del cadavere della ragazzina e che andrà immediatamente in carcere. Soltanto 24 ore prima, nel dibattimento, il procuratore generale Baldi aveva sostenuto la colpevolezza delle due imputate al di là di ogni ragionevole dubbio. Gli avvocati delle due donne avevano cercato di smontare in ogni modo il quadro accusatorio, ma così non è stato. Per il difensore della famiglia Scazzi, Michele Biscotti, si chiude una pagina dolorosa. Il primo ricordo va alla ragazzina uccisa. Mimmo Siena, Speciale News.